Siano dato Gesù Cristo, carissimi, volevo presentarvi una breve riflessione sul fatto che l'Eucaristia ci trasforma in Cristo e tutta la Bibbia, appunto, vuole portarci a essere altri Cristo. Quando noi leggiamo la Bibbia, dobbiamo renderci conto che la Bibbia ha al centro, ovviamente, il centro più centro è la Trinità. E nella Trinità poi il centro, diciamo, della scrittura, no? È Cristo, eh? Quindi il centro più centro è la Trinità, che è il centro di tutto, però poi a un livello meno profondo il centro è Cristo, no? Tutta la scrittura va a Cristo, che poi Cristo chi è? È la seconda persona della Santissima Trinità ed è anche uomo, vero Dio, vero uomo. Allora, vedete, questo mi pare molto importante da tenere ben presente. La scrittura ci vuole portare ad essere altri Cristo e appunto l'Eucaristia ci dona proprio Cristo e ci trasforma in Cristo. Per questo c'è questa relazione profonda tra la liturgia, in particolare tra l'Eucaristia e la parola di Dio, no? Proprio perché attraverso la parola di Dio noi capiamo chi è Cristo veramente e che dobbiamo seguirlo e come dobbiamo seguirlo e imitarlo. E l'Eucaristia ci trasforma in Cristo. Quindi ci dà di essere altri Cristo. Attraverso l'Eucaristia la Trinità ci trasforma proprio in Cristo. Ecco, questo è molto importante, cari fratelli, perché appunto noi, vedete, nelle omelie dobbiamo quindi far emergere Cristo e quindi la nostra imitazione di Cristo. Dobbiamo far emergere Cristo. E quello che noi dobbiamo fare in Cristo, con Cristo e per Cristo. E appunto dobbiamo poi sottolineare il fatto che l'Eucaristia, attraverso l'Eucaristia, la Trinità ci trasforma in Cristo. Quindi dobbiamo sottolineare che attraverso l'Eucaristia la Trinità ci trasforma in Cristo. Questo Cristo, appunto, di cui parla tutta la Scrittura. Ecco, l'Eucaristia ci dona di essere proprio Lui. E quindi, poi, essenzialmente, l'Eucaristia ci dona di essere divinizzati in Cristo. Perché abbiamo detto che l'Eucaristia, in certo modo, ha due centri. Il centro più centro è proprio la Trinità. E poi c'è un centro, diciamo, meno centro, ma sempre, diciamo, centrale. È Cristo, no? Che poi Dio uomo, no? Ecco, allora, ecco, l'Eucaristia ci trasforma in Cristo, ma in Cristo ci divinizza, quindi ci trasforma in Dio. E quindi, vedete, come abbiamo detto, se da una parte la parola di Dio ci parla di Cristo e quindi ci chiama a imitare Cristo, da un'altra parte, ancora a livello più profondo, forse, no? Cioè, a livello sicuramente più profondo, la parola di Dio ci chiama, ci manifesta la Trinità, ci chiama ad essere la Trinità, però ovviamente sempre in Cristo, in Cristo, in Cristo. Bene, il Signore ci aiuti, cari fratelli, a vivere sempre meglio in questa linea per essere veri cristiani, perché
Sapete che il vero cristiano è un altro Cristo. E il vero cristiano è un Dio per partecipazione. Come diceva Sant'Atanasio, il Verbo di Dio si è fatto uomo per fare dell'uomo un Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, allora viviamo le nostre Eucaristie proprio approfondendo sempre più chi è, cioè, conoscendo sempre meglio chi è Cristo, chi è la Trinità, impegnandoci appunto con l'aiuto proprio di Dio attraverso il sacramento, impegniamoci a diventare veramente sempre più Cristo e a partecipare sempre più alla vita divina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E sottolineo, dobbiamo partecipare alla vita trinitaria, non semplicemente più vagamente divina, alla vita trinitaria. Questo significa che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si vogliono manifestare in noi. Padre, Figlio e Spirito Santo. La vita cristiana è vita di divinizzazione, ma trinitaria. Trinitaria. Bene, sia lodato Gesù Cristo, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.